Duetti e postille per cinque strumenti. Perché il titolo Duetti e postille? Perché i tre tempi della partitura cominciano con tre duetti, rispettivamente flauto basso e clarinetto basso nel primo tempo, flauto in do e violino nel secondo tempo, clarinetto in si bemolle e violoncello nel terzo tempo. Mi interessava investigare le diversità e le somiglianze di colore e di tessitura di queste coppie di strumenti. Ognuno dei tre duetti si espande poi al quintetto completo, e queste sono appunto le postille di cui parla il titolo, che rappresentano in qualche modo l'evoluzione, lo sviluppo di ciò che si è seminato nel duetto precedente. Un ruolo cruciale nella partitura è svolto dai suoni multipli, che sono combinazioni complesse, bicordi e tricordi dal timbro deformato, affidati ai due strumenti a fiato. Nel primo tempo, due suoni multipli del clarinetto basso entrano in conflitto con dei violenti e rapidissimi glissando degli archi, in un contesto dinamicamente ed emotivamente agitato che si placa alla fine del movimento. Il secondo tempo è una forma ad arco, con una prima parte inquieto, in cui una sequenza microtonalmente e anche dinamicamente ascendente di bicordi del flauto in do dialoga con accordi del violino fino ad arrivare ad un climax in fortissimo, e una seconda parte più calmo, in cui la stessa sequenza di accordi, ma in ordine inverso e affidata stavolta al flauto in sol, digrada dolcemente. Nel terzo tempo, due suoni complessi nel registro grave del clarinetto in si bemolle dialogano col violoncello, alternando dinamica fortissimo e piano. Quando entrano tutti gli archi, anche la loro sonorità, come quella del clarinetto, ma diversamente, è deformata. Effetto che si ottiene usando una pressione anomala dell'arco sulla corda. La partitura termina in un morendo, giustapponendo due bicordi in pianissimo al clarinetto e al flauto.
Nel 2017 Vittorio Parisi e Daniela Cima mi chiesero di scrivere per Dedalo Ensemble una composizione per voce e strumenti su testo di Bona Pellizzari, la mamma di Daniela scomparsa nei primi giorni di luglio di quell'anno. Musicista e insegnante, Bona Pellizzari faceva parte di quella generazione cui ho toccato in sorte di attraversare nell'infanzia o nell'adolescenza uno dei periodi più traumatici della nostra storia, quello della Seconda Guerra Mondiale. È una generazione alla quale dobbiamo molto, perché ha saputo resistere, reagire, tenendo sempre viva la speranza in un futuro migliore. E quel futuro è stata poi capace di realizzarlo davvero, passo dopo passo, costruendolo da zero. Penso sempre con grande affetto a Bona, al suo entusiasmo, alla sua creatività, al suo sguardo che ricordo rapido e intelligente, capace di comunicare con leggerezza e ironia. In seguito all'invito di Daniela e Vittorio, scrissi Dissolto respiro per voce e ensemble. Quella composizione era espressione di un sentimento di perdita e si trattava di un requiem, un breve commosso addio a Bona. Il brano che ora ascolteremo si intitola Nell'acqua calma ed è di fatto una seconda lettura di Dissolto respiro. Il clima espressivo è il medesimo, ma con alcune decisive differenze. La prima delle quali riguarda l'assenza della voce. Il testo cantato ora è come se si nascondesse nell'ombra del puro suono e diventasse così una traccia ispiratrice, vale a dire il programma segreto del pezzo. Nell'acqua calma è diviso in due parti, si apre in modo violento e concitato per poi placarsi gradualmente, approdando così a una fase di calma dinamica, direi, ed è questo lo stato di immobilità serena al quale si allude nel titolo del brano. La seconda parte sembra voler ripartire dall'inizio quasi, ma questa volta il viaggio porta a una perdita.
assistiamo a una specie di frammentazione della continuità, perché il divenire della musica pare bloccarsi in schegge di suono, rapide, moltiplicate a brevissima distanza, come fossero prime rifrazioni che un muro invalicabile ci rimanda indietro. Un'ultima osservazione riguarda il suono dell'arpa e la presenza reale e simbolica che questo strumento ha nel pezzo. Mi riferisco al suo timbro liquido e risonante, che permane nell'aria anche dopo l'attacco, quindi alla sua natura fisica e perfino alla gestualità richiesta all'interprete. Volevo che qui si facessero quasi simbolo della permanenza nel nostro ricordo delle persone a noi care e dell'abbraccio con il quale vorremmo ancora tenerle con noi. Thank you.
Thank you.